questo nuovo video. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, eccoci di nuovo qui al solito appuntamento con appunto un nuovo video. Grazie ancora per i tanti consensi, grazie. Oggi un video che ripeto già perché ho fatto in precedenza. Facciamo un unboxing di queste splendide bamboline che ormai ci sono andate in fissa, ragazzi, per cui fino a che non le colleziono tutte non stavo mai tranquilla e serena. Queste però sono un po' particolari perché io le ho acquistate a Parigi. Ora, l'incarto mi sembra lo stesso, in più c'è questa pellicola trasparente sopra appunto alla bustina, quindi non so dirvi, le apriamo insieme e vediamo naturalmente se sono uguali, se c'è qualche cosa di differenza. Per trovarle è stata davvero dura perché non esistevano, solamente in un'edicola le ho trovate, per farmi capire, perché per loro queste sono le Pupé Santoro London. Quando l'abbiamo capito abbiamo girato tutte le edicole di Parigi, ma solo una era provvista di queste bamboline, nostre bamboline De Agostini. Quindi le andiamo ad aprire. Vi volevo far vedere prima la mia magliettina che è arrivata proprio ieri, della Nutella, con una scritta bellissima, secondo me molto veritiera, perché dice: se volevo piacere a tutti nascevo Nutella. Quindi non bisogna piacere a tutti, ma bisogna piacere alle persone giuste, pochi ma buoni, così si dice. Allora, io prendo le mie forbici rigorosamente con i gufi, quelle dell'altra volta. L'altra volta ho usato solamente le mani, avete visto solamente le mani, però preferisco insomma fare questa cosa vis-à-vis, mi piace di più insomma. C'è più interazione. Allora, le vado subito ad aprire. Vediamo la bustina trasparente che c'è. Allora, c'è questo libricino, praticamente, che è un pochino differente rispetto a quello che ci danno a noi qui in Italia, perché il nostro è più grande, però all'interno c'è un mini poster anche qui. Vedete che è molto, ma molto simile, solamente che è un pochino più piccolo. Naturalmente ci sono le scritte in francese, sì, lo vedete qui, ve lo faccio vedere bene. Naturalmente io il francese lo conosco poco, molto ma molto poco, quindi non vi posso dire proprio nel dettaglio cosa ci sia scritto, però ci sono anche le ricette, questo insomma è facile da capire, si intuisce facilmente, e sì, altre ricette. Ci sono le bamboline, che poi del resto sono le stesse insomma che abbiamo noi, perché insomma le Santoro London alla fine sono queste, e quindi sono 12 bamboline da trovare. Poi ci sono questi, ecco, per scrivere gli appunti, tipo diciamo lo spazio tipo un'agendina. Ci sono i vari giochi, ci sono questi giochi qui con le lettere, il tipico puzzle, e insomma eccole qui. Allora, andiamo ad aprire la prima. Abbiamo tolto la checklist, andiamo ad aprirla, naturalmente facendo attenzione a non tagliare quello che si trova all'interno della bustina, perché altrimenti facciamo... E qui troviamo una bellissima bambolina Santoro London, bellissima davvero, con un gattino, mi sembra, sì, un gattino. Semplicemente all'interno non c'è la checklist con il nome, quindi dobbiamo vedere dal libricino che abbiamo appena appoggiato. Eccola qui, guardate che bellissima, è veramente veramente bella, sono bellissime davvero. Questa qui con il vestitino, questa, ecco, questa profuma davvero, rispetto a tutte le altre questa ha una profumazione davvero gradevole. Adesso andiamo a vedere di quale bambolina si tratti, la faccio rivedere bene, eccola qui, non so se sfoca l'immagine perché bisogna vedere se la mette a fuoco, però eccola qui, con questo gattino, con queste treccioline, vedete anche il particolare dei fiocchetti sulle codine, veramente sono piccoli particolari che fanno la differenza ed è per questo che sono molto ma molto carine. Quindi la cerchiamo qui nella checklist, che eccola qui, proprio appena che ho aperto l'ho trovata subito. Allora, qui c'è scritto tutto in francese, naturalmente qui mi dice che è fleur de miel, quindi saranno fiori di miele, questa è proprio con il punto interrogativo, ragazzi, perché proprio non... E praticamente Jardin de Rose, quindi il profumo, eccolo qui, è questo qui, e lei si chiama Daisy. Eccola qui.
davvero davvero bella. Spero di non trovare i doppioni come l'altra volta, perché appena che le ho aperte ho trovato subito due doppioni. Quindi ne apriamo un'altra. Allora, facciamo sempre la solita checklist, che è uguale all'altra, mi sembra. Sì, sono tutte uguali all'interno delle bustine. Apriamo sempre facendo attenzione. E qui, però ragazze, qui ho notato, beh, giustamente questa non aveva il cuoricino, perché questa è, sì, in effetti qui il cuoricino non c'era, il piedistallo, perché questa già l'appoggio ce l'ha di suo, c'ha questa specie di tronco d'albero, ecco, il cuore ce l'ha qui sotto, quindi non serviva il piedistallo, quindi questa non ce l'aveva. E invece quest'altra che ho aperto adesso ha il cuoricino rosa, proprio come piedistallo, come quelle che apriamo, diciamo, solitamente qui in Italia. E poi troviamo questa bambolina tutta rosa, bellissima, con un vestitino tutto rosa e marrone, con un fiocchettino in testa. Guardate che delizia questa bambolina. I capelli ce l'hanno tutti belli neri, sono sempre tutte more scure scure, e hanno questi capelli sempre con i fermagli, con le codine. Allora, la mettiamo sul piedistallo, se si tiene, vediamo un attimino, che poi non ho mai capito se vanno così o così dall'altra parte, però a me piace metterla così, quindi la mettiamo così. Eccola qui, guardate che bellina che è. Eccola qui, ve la faccio vedere. E vediamo dalla checklist, appunto, come si chiama questa bambolina. Allora, vediamola un attimo, perché allora questa è senza nessun animaletto, è solamente così. Questa praticamente ha il profumo di, allora, lei si chiama Hyrel e il profumo è di arandano. No, non so dirvi, ragazze, bisogna confrontarle con la checklist italiana per vedere se più o meno, insomma, hanno le stesse profumazioni, le stesse caratteristiche. Però, insomma, eccola qui, e corrisponde appunto a questa qui, con questo vestitino rosa incantevole, davvero davvero bello. Io le ho messe tutte posizionate su una mensola e sono veramente d'arredo, sono bellissime. Allora, andiamo ad aprire la terza, mantenendo questa checklist. Allora, vediamo cosa c'è all'interno di questa terza bustina. Allora, troviamo una bambolina con i capelli differenti, però, perché questa volta la bambolina e i capelli sono praticamente rosa. Wow! Allora, ha il piedistallo rosa, eccolo qui, questo rosa chiaro chiaro, e poi troviamo per l'appunto la bambolina con i capelli rosa. Questa è davvero incantevole, ragazzi, vi posso garantire che con il cappellino, questo cappellino un po' così messo di lato, molto elegante, e ha i capelli rosa con questo vestitino color Tiffany con il collettino. Questa è davvero davvero bella, forse è la mia preferita, mi piace davvero tanto. La mettiamo sul piedistallo. Allora, e ha anche un altro aggancio qui, vedete? Non so che cosa possa servire, ha un pezzettino, qualcosa, però dentro la busta non c'era niente, quindi, o no, invece sì, c'è qualcosa alla busta, all'interno della busta, ecco perché c'è quell'altro piedistallo, mi sembrava strano. Che bellino! E una volpe, una piccola volpettina. Allora ecco a che cosa serviva il piedistallo che si trova qui. Quindi adesso mettere anche questo sarà la cosa più difficile di questo mondo. Sicuro proprio, però ecco a che cosa serviva, quindi c'ha proprio questa, allora, ce l'abbiamo fatta a metterla, eccola qui, ve la faccio vedere in tutto il suo splendore, con questi capelli rosa e questa volpettina vicino, sopra un tronco, vicino alla, appunto, alla bambolina Santoro London, che è davvero davvero carinissima. Poi ci accingiamo ad aprire l'ultima. Ne ho trovate semplicemente 4. Pensate che ho girato tutta Parigi per trovare solamente 4 bustine, ma la curiosità era di sapere se all'interno ci fossero le stesse bamboline che abbiamo noi qui, però in realtà sì, perché alla fine sono della De Agostini, quindi solamente che all'interno ci sono le scritte in francese, giustamente, perché non poteva essere altrimenti. Allora, la solita checklist,
Però non vi ho detto come si chiama questa qui rosa e l'andiamo subito a cercare, quella con i capelli rosa, si chiama, allora qui c'è scritto Nube de Golosina, eccola qui, vedete? Forse è l'unica che ha i capelli rosa, no, ci sono anche, no, c'è anche quella con i capelli lilla, insomma, ce ne sono svariate. Vediamo la quarta e ultima, che cosa ci riserva, che cosa troviamo all'interno. E poi sono talmente legate. Questa volta niente doppioni, questa è stata la mia giornata fortunata, può darsi perché le ho prese a Parigi, sarà solamente per questo. Allora, ho trovato la bambolina in questione, è lilla, però io vado cercando quella che si illumina al buio con la coroncina, perché tanto abbiamo capito che sono uguali a quelle italiane, per cui allora c'è il piedistallo che è questo beigeolino qui, questo grigio beigeolino, non si capisce bene che colore, e poi invece la bambolina è questa qui con la borsetta in mano, le roselline, non so se percepite bene, ve la faccio vedere anche più da vicino, eccola qui, molto elegante, con la borsetta, con i guanti, con le calze così a righe, sono proprio caratterizzate da queste calze così a righe, sono davvero davvero belle queste bamboline, tutte da collezionare, quindi allora la mettiamo qui sopra così. Però dovevano fare questi agganci in maniera un pochino più facile secondo me, perché è davvero, eccola qui, vedete, ve le metto qui. Allora, ve le faccio vedere bene nel dettaglio. Eccole qui, le ho messe tutte quante in fila per farvele vedere meglio. Questa volta le ho messe in fila bene, perché in realtà l'altra volta ho fatto un video un pochino impacciata, perché era la prima volta. Sembra facile fare un unboxing di queste bamboline, ma in realtà quando si fanno le cose per la prima volta, insomma, uno tenta un pochino ad essere imbranata. Questa volta, insomma, è andata un pochino meglio. Le vedete in tutto il loro splendore, con i loro piedistalli a forma di cuoricino. Questa abbiamo detto che il piedistallo non ce l'ha, perché già ce l'ha incorporato, vedete, c'è proprio che è seduta su questo tronco d'albero, davvero deliziosa. Poi ho trovato questa che è la mia preferita, perché ha questi capelli rosa, è davvero davvero bella, con questa volpe seduta sul tronco vicino appunto alla bambolina. E queste sono le Santoro London prese a Parigi, quindi possiamo dire con certezza che le Santoro London di Parigi, della Francia, sono uguali alle nostre italiane, hanno solo questa checklist che è un pochino più piccole rispetto al libricino che ti danno qui in Italia. All'interno naturalmente ci sono sia le bamboline ritrattate, ci sono le ricette, ci sono i giochi come appunto quelli che abbiamo qui da noi, solamente che all'interno ci sono le scritte in francese, giustamente, perché questo mi pare più che normale. Quindi eccole qui, queste bamboline in tutto il loro splendore. Bene, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, mi ha fatto piacere, insomma, fare questo unboxing con voi, con queste Santoro London francesi, che sono simili alle nostre, non cambia nulla. E anzi, se qualcuno le colleziona, delle persone che mi seguono, magari me lo scrive qui nell'info box, anche per scambiarci, no? Come facevano, come si faceva un po' quando andavamo alle scuole elementari, si scambiavano le figurine, eccetera, eccetera. Torna un po' di moda questa cosa qui, che è anche piacevole, perché no? Tornare un pochino, andare un pochino retro. Allora, cosa dirvi? Iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, cliccando anche la campanellina, sono anche su Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio e un abbraccio. Ciao!